Pensavo come vivevo prima, mi dicevo, boh, a volte mi chiedo ma come cazzo facevo? Tossico che sto facendo delle robe, magari finisci in carcere anche te, questa cosa qua. Collaborando anche con Malena, sono stato in quel mondo lì, tipo pornostar, quel mood lì, no? Lui si era autotagliato il braccio perché dopo ancora 1000 anni gli avevano dato un'altra pena. L'80% dei podcast fallisce entro il primo anno, ma invece oggi siamo qua a spingere con il nostro ospite R, designer per il brand di Fabrizio Corona, del quale poi parleremo. Oltre a questo, anche molti altri aneddoti per voi che adesso andremo a esplorare. Bella raga per l'intervista e per l'invito. Assolutamente, bro, è stato un È stato piacere un anche piacere per per la noi. sbatta che ti sei fatta. Oggi nebbia peso. Piacenza Milano. Bella mazzata. Oggi sbatte. Intanto vorrei partire da un pochino il tuo trascorso. Abbiamo avuto appunto l'opportunità di parlarne anche appunto nella preparazione di questa cosa. E quindi niente, mi hai detto che un momento molto significativo per te è stato quello dell'incidente, che poi ti ha cambiato da un punto di vista artistico e tutto. Quindi se Esatto. vuoi approfondire un pochino. Allora, innanzitutto io diciamo che la conoscenza col mondo urban e tutto, che comunque è la parte fondamentale del mio percorso, è proprio agli albori, comunque nel senso io da piccolo ero proprio super infottato sulla roba streetwear, il matchare banalmente le cose e appunto l'ascoltare il genere urban che adesso, come vedete, cioè, come tutti sanno, è diciamo il genere pop per eccellenza, ma prima non era così, anzi era visto molto come una cosa di nicchia. E questa cosa, diciamo, per me e per le persone che comunque erano nel mio background, ci ha molto affinato, diciamo, il processo creativo, perché comunque sentendosi parte di una cricca, ti dava anche più forza, più valore, sentendosi comunque una famiglia, di andare avanti a cercare quella cosa lì, quella fonte di ispirazione lì, no? Anche perché io poi non riuscivo tanto a relazionarmi, robe di questo tipo. Quindi diciamo che io, poi dopo magari ne parliamo, comunque facendo il commesso ho fatto il commesso 5 anni, prima a Bershka Milano, poi l'ho fatto 2 anni a Piacenza, da Metropelle che è un negozio, una boutique, mi sono aperto il mio brand, no? Era un periodo molto, molto difficile della mia vita perché comunque io ho una bambina di 7 anni, sì, sono una figlia di 7 anni e diciamo che appunto mi ero lasciato con la mia ex e c'era un momento in cui diciamo che avevo un po' di persone contro, no? Era una scelta sbagliata, cose di questo tipo. Però ero molto giovane, comunque io l'ho avuta a 23 anni. E per dirti quindi è stata una bella cosa. Cioè pesante all'inizio, ma adesso meno male che c'è. E quello che dico, diciamo che in quel momento lì volevo trovare un brand che desse il mio status attuale. E ho cercato un acronimo. Era UCT, uno contra todos, trovando una parola esterna. Adesso piccolo aneddoto, questo brand l'ho aperto col nome, diciamo, ispirato a quello che stava facendo Fabrizio, perché comunque aveva aperto un brand che si chiama Adalet, quello per cui lavoro, fatto appunto con questa cosa, lui la chiamava giustizia per i suoi trascorsi giudiziari, ovviamente, trovando un nome che in quel caso lì era turco, che esprimesse diciamo il concetto. Quindi non è che ero fan, però diciamo che comunque mi piaceva già come personaggio un po' fuori dagli schemi, no? E quindi vabbè, poi dopo c'è la conoscenza con Fabrizio che spiegherò dopo. E questo incidente qua praticamente è il 22 maggio 2022, io poi con il mio brand ho aperto anche una sede fisica a Piacenza, che adesso è anche agenzia di marketing, e abbiamo fatto una festa per lanciare una capsule, e io ero appunto un periodo che utilizzavo diciamo anche un po' di droghe, è un periodo un po' così, un po' di Un po' purtroppo, buio, diciamo. sì, che non me ne accorgevo, però era una roba diversa da quello che poi racconteremo dopo, magari degli psicofarmaci, perché quello è stato proprio per appianare quella situazione qua. Come dice Marra, metà del tempo a farsela, metà a farsela scendere, tipo citando. Era veramente un periodo peso, sai, bella vita, robe, i soldi che entravano, cose del genere. Finché io, con la macchina che mi ero comprato, no, tutti i sacrifici del caso, che era un Audi A1, da parte al mio negozio, mi sono addormentato, sono entrato dentro un albero completamente. Mi hanno detto che è stato praticamente un miracolo, che ero veramente, non dico illeso, però comunque mi sono spaccato praticamente la faccia, però è stato veramente un miracolo, perché andavo anche a 150 all'ora, eh sì. E da lì diciamo che ho completamente cambiato tutto, cioè a parte che ho iniziato a fare rap, perché comunque ho trovato come metodo di sfogo stare chiuso in casa a pensare, a scrivere, a capire cosa stavo sbagliando.
e invece che magari andare a affrontare il discorso con non so, o comunque psicologi che magari mi avrebbero aiutato, però essendo che sono fatto così mi ha proprio veramente cambiato letteralmente il modo di pensare. E infatti in alcune tracce che poi ho fatto diciamo che si sente molto proprio questa cosa qua, questa vena diciamo di negatività che comunque mi ha contraddistinto. Da quella volta lì anche il mio stato mentale a livello di abbigliamento è cambiato completamente, e diciamo che prima ero molto, si vedeva un po' fuori dagli schemi, ma troppo anche a livello di design. Diciamo che la mia maturazione, lo dico tranquillamente, non sarebbe avvenuta se non avessi fatto quell'incidente. Cioè nel senso anche a livello, dico anche di papà, essendo che sono papà, cioè senza quell'incidente io lo ringrazio, lo ringrazierò sempre, anche se sono stati un botto di sbatti legali perché poi mi hanno ritirato la patente, pure adesso ho fatto mese scorso gli esami del sangue, cioè è una roba che ti porti dietro, fidatevi, cioè è una roba assurda. Però se non l'avessi fatto io non sarei quello che sono adesso, con la mia agenzia di marketing, con le mie cose, a livello anche di testa sono molto più focus sulle cose che devo fare. Adesso sembra una roba di fare incidenti, però diciamo che da una cosa negativa certe volte comunque veramente puoi risorgere, diciamo. Hai avuto questo punto di svolta, diciamo? Io sì, il 22 maggio 2022 per me è proprio una data che mi ricorderò per sempre. È stato il giorno in cui ho detto, stavo facendo delle cazzate, qualcuno mi ha detto guarda che devi finirla. Sì. Certo. Ok, mi accennavi magari anche appunto questa tua forma di terapia che ti ha diciamo allontanato anche forse da quelle che ti erano state erroneamente prescritte come psicofarmaci per diciamo sistemarti la condizione, in realtà poi come vi dicevi prima ti hanno fatto solo più danni. Sì. Ma anche perché alla fine è una cosa che fa ridere, mica tanto, cioè adesso anche con magari i trapper di oggi, no, che tutti parlano di Xanni, cose, cioè sembra una cosa molto sdoganata, no? Ed è per me, cioè io dico che ho provato anche altre cose, cioè non c'è differenza con altro, cioè ti crea una sorta di dipendenza che tu non riesci ad affrontare veramente la tua vita senza quelle cose lì. E i medici lo dicono come se fossero tipo delle goccine per addormentarti, in realtà c'è alprazolam, roba, cioè che gente si ammazza nel senso con quella roba lì. E diciamo che io ho fatto in questo periodo qua che non capivo infatti perché ero ancora più depresso di prima, e poi ho dato comunque la colpa a quelli che sono i psicofarmaci, però diciamo che ne sono uscito perché dal punto di vista terapeutico della mia testa, proprio scrivendo, andando a registrare, comunque anche con l'arte, che i processi creativi per quanto riguarda design e l'abbigliamento, mi sono focalizzato tutto sul descrivere le cose che stavo provando senza far finta di niente dicendo che è tutto a posto, ma alcuni capi che ho fatto magari anche molto peso, cioè che si vedeva che avevo una concezione di sad che mi stavo portando dietro, però anche in quel caso lì diciamo che l'arte, come quando ero ragazzino e come mille altre cose, mi ha salvato completamente, cioè proprio ne sono uscito veramente senza lividi, perché c'è gente che veramente fa delle fini molto molto peso affrontando queste cose, e io ne sono uscito veramente bene grazie all'arte. Cioè alla fine se non ci avessi avuto questo, non facessi questo di lavoro, non so come avrei reagito. È sempre stato uno sfogo per me, lo sarà sempre. Legandomi a quello che hai detto della tua maturazione artistica, che è comunque un argomento che mi interessa, che un po' sto sentendo anche mio, tu hai detto che praticamente la tua maturazione è avvenuta in qualche modo quando ti sei un pochino calmato dall'idea che avevi, ok? Quindi magari, non lo so, parti che ti piace un immaginario, ok? Questo è un pochino quello che sto notando in generale. Parti da un immaginario che ti piace molto, ok? Che può essere magari anche molto molto di nicchia, cioè proprio una cosa per pochissimi, se non quasi nessuno. Da cui però poi ti devi inevitabilmente allontanare per piacere un pochino anche più al pubblico comune. Com'è avvenuta questa transizione e appunto cosa pensi di aver raggiunto adesso da un punto di vista di espressione artistica? Bella domanda intanto, perché comunque quello che hai detto è giustissimo, perché comunque cerchi magari anche di emulare comunque cose che magari vedi e magari non riesci a farle, non dico come vorresti farle sembrare, e allora ti incazzi e dici ma perché sto sbagliando io? E invece appunto io il mio processo artistico che sto facendo adesso in questo momento non è che mi sento arrivato, perché non, cioè, assolutamente non sono, è un lavoro che comunque penso che faccia, noi che comunque lavoriamo con l'arte è un lavoro che per essere arrivato devi essere veramente, penso nessuno nel senso, ma anche artisti di un calibro, cioè, alto, non penso che nessuno sia arrivato nel senso, però diciamo che io prima avevo questa cosa, questo
questa continuamente voglia di dimostrare che mi autodistruggeva, perché comunque io dicevo perché non riesco a fare quello, devo cercare di farlo, eh? Invece adesso diciamo che mi sento appunto non arrivato, ma mi sento che ho già fatto un bel trascorso e non devo dimostrare niente a nessuno se non a me stesso. E quindi anche la roba che ho aperto di marketing dell'agenzia e tutto è anche per aiutare magari alcune persone a dire cazzo, io quando mi sono per dirti lasciato e tutto, che ho aperto il brand, avevo 400 euro al mese, cioè veramente tutti ce la possono fare se comunque tu c'hai la fotta e c'hai la fame per dire lo faccio. Però in cuor mio posso anche darti consigli per non fare le cose brutte e sbagliate che ho fatto io, perché poi è parte del percorso, purtroppo, perché poi quando c'hai tanto tendi ad avere sempre di più e questo è un limite, perché poi nella tua testa comunque stai sbagliando, perché comunque devi riuscire ad avere appunto la maturità tardi di dire io qua riesco, qua sono bravo, qua lo faccio, magari sperimento, ma non ho la voglia o la concezione di dire ok, sono il migliore di tutti, ma cerco sempre di trovare l'infa creativa da tutti per comunque diciamo che continuando a crescere è quello, diciamo, la cosa principale dell'essere comunque artista. Perché poi sai cosa, ho paura che a una certa diventi anche quasi presunzione o voglia comunque di mostrarti per diciamo quello che fa sempre robe sopra le righe e poi però verissimo, verissimo, cioè non ti porta del bene, capito, alla fine è quello che uno magari pensa sempre voglio fare una roba di hype che non hanno fatto così, però poi magari risulti anche cioè un coglione, nel senso, cioè quello che è, perché poi comunque magari invece con una strategia, comunque una roba mirata che nella tua testa dici ok, questo riesco a farlo arrivandoci tramite comunque con ci arrivi molto meglio rispetto anche che sia arte e tutto, però comunque una linea guida deve avercela, cioè quelli che fanno magari tutto così anch'io ero uno che boh dai c'ho l'idea creativa, però poi se non c'hai uno il team, che per me è fondamentale, il team è completamente beh, è proprio la parte integrante del progetto, quelli che dicono non riesco a fare tutto da solo per me è impossibile, nel senso lo dici magari per te stesso, è molto difficile, e poi comunque devi comunque avere una maturazione tale per dire questa è la strada, questo lo faccio. Però diciamo che dipende anche che obiettivo tu vuoi puntare, nel senso ci sono persone che dicono ok, lo faccio per i soldi banalmente. Secondo te è fattibile raggiungere un obiettivo solo per il denaro? Bah. O ci deve essere qualcosa che ti spinge a farlo? Allora, io non voglio essere quello banale, no? Però per dirti, essendo che collego molto il mondo urban, no? Mi piacciono anche le frasi, c'è una frase che dice Nitro, che dice, non mi ricordo la canzone, penso che sia con Ernia, e dice in questo mondo se tu lo fai, se fai il lavoro che non ti piace, per me il venduto sei tu. Ed è una roba assurda, perché comunque alla fine magari io vedo, cioè se tu ti apri una tua attività o fai qualcosa semplicemente solo per soldi, secondo me fallisci, cioè perché comunque quando poi raggiungi una roba automaticamente non c'è più voglia. Cioè io dico, non so, riesco ad arrivare a 30.000 euro al mese, metti, cioè non è che sono soldi, però tra 30.000 al mese butto dentro, cioè non ho la voglia di investire cose. E se tu comunque hai un sogno, io penso che i soldi sono una conseguenza. Cioè alla fine se tu comunque ti impegni per una cosa, cioè più arrivano obiettivi e più comunque i soldi entrano, cioè... No, certo, certo. Secondo me, poi comunque... Lavoro strutturato un po' in funzione di andare verso il... Ok, ho un introito per la mia grazia e la mia passione, cioè unire le due cose. Perché alla fine uno che dice non lo faccio per soldi è impossibile. Cioè perché comunque tu devi mangiare. No, poi, ma poi ti servono anche banalmente per fare meglio. Eh beh, anche perché comunque appunto è bravissimo, perché comunque più investi. Cioè la roba non è gratis, non te la regala nessuno. Però secondo me se tu lo fai principalmente solo per soldi, cioè non è che ti... Magari ti arricchisci comunque, ok, però i primi mesi sul lungo periodo non ce la fai. Magari fai tanto subito, però poi sul lungo ti perdi un po' più. Sì, anche perché non pensi magari di investire, perché vuoi effettivamente del denaro bella. Sul conto, quindi non investi, non crescerai mai, non farai magari quel salto di qualità che magari ti porta a fare più soldi effettivamente di quello che avessi potuto fare se non avessi investito. È difficile, sì. Assolutamente, hai parlato anche del team come diciamo una risorsa fondamentale, ed è una roba che stiamo cominciando a sperimentare anche noi, anche se chiaramente è una roba molto in lungo periodo e chiaramente difficile da fare. Come ti aiuta il team per
diciamo, arrivare dove vuoi arrivare, come riesci a gestirlo, se magari hai qualche consiglio anche da quel punto di vista potrebbe essere. Allora, per me il team, come ho detto, è la parte fondamentale del viaggio, perché senza qualcuno che ti consiglia comunque, che poi può essere che la decisione finale è mia, perché comunque la direzione artistica è tutta mia e tutto, cioè mi sono accorto negli anni che veramente senza qualcuno che ti dice guarda che questo qua secondo me è in questo momento una cazzata, questo invece è una roba giusta, io punterei più su quello, e poi proprio in parte spiccia anche gente che ti aiuta a livello video, a livello visivo, a livello artistico, è fondamentale, cioè ti senti, a parte che anche tu sei molto più carico per dire ok, cioè a parte che devi dare da mangiare alle persone, è quello tanta roba, poi è quello che dico, comunque c'è gente che magari non campa al mese, cioè perché ti dai tu. E questo comunque ti fa onore, cioè è una cosa che mi alzo e dico no, cazzo, vero, devo vero, cercare comunque di trovare l'idea giusta per comunque non far stare a casa della gente. Sì, è anche un po' una responsabilità davvero che ti senti che comunque devi provvedere anche per loro. Poi io ripeto, sono uno magari che rompe, cioè sono molto puntiglioso in quello, perché comunque cioè, pretendo anche tanto, ma perché è un lavoro che veramente, cioè, sapete anche voi, anche il video, le foto, cioè, ogni cosa ha le sue mille sfaccettature, però comunque se i risultati arrivano vuol dire che comunque stiamo lavorando bene, quello è, e diciamo che io sì, magari non sono la persona più easy con cui lavorare, però cerco sempre di anche capire cosa appunto la persona che magari lavora, non dico mai lavora per me, lavora con me, perché alla fine è una collaborazione, cioè non mi piace dire cioè i dipendenti, faccio il capo, assolutamente, anche perché mi sono sempre stati sul cazzo di avere i capi, quindi so bene come ci si sente, cioè diciamo che faccio questo lavoro proprio apposta perché non voglio avere capi. E chiunque qua dentro sia qui perché non vuole avere un capo, altrimenti... No, io non ce la faccio, cioè veramente sono una persona, cioè se uno mi dice cioè, più devi fare sta cosa, cioè mi viene voglia di fare l'opposto, è una roba... Sì, quando ti danno i compiti, mamma mia, madonna, cioè quella è la morte. No, da lì questo devi fare, ma devi fare cosa? No. No. E quindi no, però quello per me, ti ho detto, cioè adesso diciamo che proprio negli ultimi anni, appunto dall'incidente tutto, diciamo che prima ero veramente uno, faccio tutto io, vado di qua, di là, infatti per quello che magari mi sforzavo anche a fare delle robe che erano, cioè vado da una parte all'altra, no, non pago un'altra persona, faccio tutto io, voglio io, vedi, lì torniamo al discorso di prima, lì dico mi arricchisco, guadagno di più perché non faccio sta cosa, però poi cosa faccio, finisci tutto terra e boh. E poi ti bruci anche proprio mentalmente. Infatti, perché io poi a volte adesso che appunto c'ho persone che fanno determinati tipi di cose, io per le mie cose artistiche, che è quello che faccio designer, ho molto più tempo libero e molte più idee. Che è fondamentale, per un po' di tempo libero per me è fondamentale. Uno dice, no, sono lì, mi prendi anche 2 ore al giorno, 1 ora che stai lì, magari sono in studio, 1 ora, sembra che non faccio niente, magari tipo sono al computer, in quel momento ti viene un'idea, cioè nel senso ti guardi un film un'ora, anche questa è comunque la maturazione, il fatto di accettare che magari in quel momento lì dici stai pensando troppo, stai facendo troppe robe, rilassati un attimo e poi in quel caso la linfa creativa ti può venire in qualsiasi tipo di momento. Quindi pensi di essere, diciamo, più padrone tu del tuo lavoro piuttosto che il contrario, quindi... Ah, sì, adesso sì. Ora sì. Adesso sì, prima no. Prima intendi prima dell'incidente proprio del... No, proprio dell'incidente. Quindi avevo ribaltato completamente cioè, anche questo punto di vista qua. Comunque vuol dire che ti ha fatto maturare su tanti punti di vista. Ah, tutto praticamente. Era veramente... No, prima proprio... Cioè se tu dici veramente, se pensavo a come vivevo prima, mi dicevo, boh, a volte mi chiedo ma come cazzo facevo? No, ma... Era roba assurda, andavo a Fashion Week, tipo facevo serata fino tipo alle 5 e mezza di mattina a un evento, poi alle 7 prendevo un treno, tipo andavo a fare un pranzo allucinante da un'altra parte, lavoro in quel mondo lì che è una merda assurda e ai tempi quando sei lì sei proprio offuscato, cioè quando uno poi non sentivo parlare dall'esterno sembrava tipo che fosse una cosa tipo millantata, no? In realtà poi quando lo vivi capisci veramente. Capisci che è proprio così com'è. Sì. L'ultima Fashion Week che ti sei vissuto in questa maniera? Era il 2022, era quell'anno lì. Ah, quello del 2022. Sì, era febbraio, eravamo fatta a febbraio, che tanto c'era anche... No, marzo è stato il compleanno di Fabrizio. Ok, sì. E quindi era tutto quel mood lì. E ero andato alla sfilata di Squared, il 16 febbraio dopo San Valentino, e anche lì un casino, cioè per dirti anche il fatto che l'ho fatta quest'anno
Poi tra l'altro devo andarci a febbraio, che c'è un evento. Anche lì se andavo a spendere dei soldi a cazzo, cioè magari cash inutili per poi spenderli a cazzo, così bottiglie, robe del genere. Invece adesso magari ci sono andato il mese scorso, easy, incassato, guadagnato le robe, fare i contenuti giusti. Hai visto che puoi incassare anche senza esatto, anche senza sì, poi buttare. E vedevi la gente. È incredibile. E vedevi la gente da parte, cioè vedevo dei ragazzini magari che appunto erano lì che mi ci rivedevo, dicevo ma guarda sto coglione. Cioè, hai pensato di parlargli, di fargli dirgli raga, sì però esiste solo questo, sì però uno, cioè farei troppo il santone della situazione, no beh sì. E due, penso che uno poi deve, cioè, provare la sua propria pelle, perché se io ai tempi c'era uno che mi diceva una cosa del genere l'avrebbe dato a fanculo. Purtroppo è così, cioè almeno se uno ragiona come me purtroppo è così, io finché non sbatti la testa sul serio non... se a me dici no questo non devi farlo, dico perché. Poi capisci, dici, avevi ragione. Sì, effettivamente aveva ragione sì. Lui. Perfetto, quindi cioè, hai appena parlato del compleanno di Corona che avevi a marzo. Ti volevo chiedere come sei arrivato a conoscerlo e poi come si è sviluppata nel tempo. L'assist perfetto. Allora, io, una storia incredibile perché è davvero tipo... allora, 2019, quindi prima del Covid... no, appena dopo il Covid, era il 2020 dopo il Covid, praticamente io appunto apro questo negozio monomarca. Il brand l'ho aperto nel 2019, però un anno in cui vabbè la partita IVA l'ho aperta e tutto, però ho detto vado un attimo certo, in quiet certo, perché certo. Sì. Strutturo magari meglio il tutto no. Certo. Quindi vabbè, vendevi online prima? Sì, e tra l'altro durante il Covid, come per un botto di altri brand poi ho scoperto, è stato un boom per me. Per me è stato veramente un boom, perché poi nella mia città di Piacenza praticamente io vendevo, cosa facevo io? Essendo che ero, non ci voglio stare in casa, e, mi sono inventato tipo i servizi di delivery e rientravo nei beni di prima necessità, non si so per quale motivo. Essendo vestiario. Sì, beh, poi dici, vabbè. Gente, okay. Non gliene fregava, cioè, un cazzo. Cioè eri in casa comunque, nel senso. Ma la gente gli fregava un cazzo di un mio capo, però compravano, perché tanto non facevi un cazzo e io, tipo, non so, facevo il contenuto, no? Io avevo una roba che tipo passavo con la macchina e lanciavo tipo la roba e il tipo faceva la storia che gli lanciavo tipo il capo dentro il cortile, no? Ma ho venduto, ogni giorno avevo tipo, penso... se non fare il figo, ma avevo 30-40 consegne. Vabbè, tanta roba. Beh, minchia. Tanta roba, bei numeri. Quindi finisce il Covid, io mi ritrovo tutti questi soldi da parte e dico, ah, minchia, bene, no? Apro un negozio. Si può dire? Sì, Piacenza. Vibe Verora, praticamente sì, zona da parte dell'ospedale, comunque in centro. E praticamente, figa, vedo una macchina un giorno, una macchina nera, sembra veramente un film. E io ero lì gin tonic, no, con gli altri, i miei amici, comunque amici che poi con cui alcuni ho litigato, poi ne parliamo magari in discorso musicale, e sempre per il discorso della fama e quelle piccole cose. E c'era una macchina nera, mi fanno, ma tu sei R? Sì, è una tipa, cioè, sì, sei il founder di UCT? Sì. E fa, io sono la manager di Corona. Ma chi? Gli ho detto Fabrizio Corona. Gli faccio, ma vaffanculo. Io faccio, ma vaffanculo. Va, però lì anche Brillo. No, ma sono la manager di Corona. Fa, ma che cazzo stai dicendo? Fa, te lo passo. Sì, pronto. E fa, ciao, sono Fabrizio. Oh, bella, gli ho detto. Porca puttana, è vero. Bella, minchia, che hit, no? E fa, ma ti giuro, ma è una scena senza senso, eh. E mi fa, vuoi venire qua? Che stiamo cercando comunque. Offrendo posti di lavoro, perché avevamo licenziato il ragazzo che lavorava per Adalet. Tu conosci Adalet? Io tipo facendo il figo ho detto, ma sì, in realtà tipo, cioè comunque come ho detto prima ho aperto il brand per quello. E ovviamente non ci sono andato da fan, perché chiaramente in quel mondo lì ogni cosa che ci vai da fan sei già rovinato. Sì, esatto, era partito proprio. Merda totale. Vieni domani. Oh, io figa sento gli altri, i miei amici così, oh ma ragazzi, ma cioè, mi ha chiamato Corona, boh vai. Tutti fisti, stai attento, no? Vedi anche tutte le robe, no? Sì, un po' magari anche di pregiudizio per... Vabbè, arrivo lì, tra l'altro tipo entro, lui domiciliari, quindi già scena abbastanza, okay. È abbastanza trappo come situazione. Niente, io entro, lui mi guarda, fa, diciamo, un cappellino, che è tutto girato, fatto io ai tempi. Ma bello il cappello, fa tutto, sì, siediti.
Vabbè, parliamo di cose, non so, noi ti stiamo seguendo tipo da un annetto e io tipo ho detto, ma che cazzo? No, sul sito ho visto che stai andando benissimo, e la roba di delivery è andata bene, poi abbiamo fatto degli articoli, abbiamo fatto in giro. Cioè, hai fatto proprio i compiti a casa? Sì. Sì, sì, proprio t'ha... Sì, sì. T'ha studiato per l'anno, cioè... E ho visto la collezione che avevi fatto tipo per... cioè, qualsiasi roba che ho fatto... La sapeva lui direttamente. E gli ho detto, quindi ti vorremmo dentro all'inizio come prova, no? E lì mi scende perché dico, allora adesso cioè devo incassare, adesso purtroppo vedi è una roba del sogno, cioè il sogno più libero che poi dico, vabbè, però io se devo venire a fare una prova mi perdi un sacco di tempo per niente, perché poi so che comunque non mi darai, cioè ho detto sicuramente non vuole pagare, nel senso, no? Vabbè, però niente, vedo un attimo, no? Vedo un po' com'è la situazione, aspetto 1, 2, 3 giorni, mi richiama e poi c'è un aneddoto assurdo perché io mentre sto andando via, lui mi fa, beh allora facciamo una foto, no? E io faccio, ma no dai, a posto così, no? Perché ero proprio, mi era scesa, no? Io pensavo, e allora tipo sta cosa qua, lui me l'ha sempre detto adesso che siamo in confidenza, l'aveva un po' segnato, no? Perché ho detto, perché non voglio fare una foto, no? Certo. E sono andato via a casa, sono tutto depresso, ho detto vabbè, cioè, bella esperienza, mi ha fatto piacere, però comunque... Sì, ti ha fatto piacere che un personaggio del genere ti conosca, cioè, prima, ma non è perché il fatto che non mi pagasse, era proprio il fatto che mi sembrava proprio veramente tipo tirocinante, no? Vieni lì per fare due grafiche da cazzo, cioè, capito? Allora ho detto no, vabbè. 3 giorni mi chiama, fa, ma guarda, ci ho ripensato, vieni un attimo su, vediamo com'è. Iniziamo un precontratto, se vuoi. Va bene, non dico il prezzo e tutto. Arrivo lì, faccio un mese. Cosa succede? Succede che c'è quella famosa scena. Scusami un secondo, ti chiedo, tu in questo momento avevi già il tuo store, no? Mm-hmm. Cioè, come facevi a fare entrambi? Ma in che senso? Nel senso, tu mi hai detto che... Vabbè, c'è una commessa lì comunque. Ah, tu non sei in store? No, te lo chiedo perché... No, io non... Cioè, anche prima ti avevo... Anzi, no, beh, è vero, forse non ti ho spiegato. Perché di cosa. Solito comunque questa realtà qui... Vero, non ti ho spiegato questa cosa qua. La cosa che a me, diciamo, ha... ampliato il mood del personaggio era che io in store non c'ero mai e dici ma come? E quindi trovarti era quasi un modo in più per venire. Ma adesso che c'ho, adesso io proprio ho buttato giù, cioè ho buttato giù proprio un telo, cioè comunque fatto di dove dentro non vedi, proprio il mio studio adesso è proprio, cioè, proprio studio, okay. Cioè proprio c'è una vetrata grigia, quindi non vedi, suoni e devi fare la prenotazione, ma anche prima quella vetrata era su prenotazione. Quindi io magari facevo 2 giorni come se fossero i walk-in di tatuatori. Io facevo venerdì e sabato in cui c'ero e poi l'altra settimana mi chiamavi e mi beccavi. Cioè, tutto strano come cosa, per quello che comunque ha affascinato anche questo mood qua, no? E cos'è che stai dicendo prima? No, del fatto di riuscire sì, a... Sì, cioè, come gestivi comunque un lavoro che penso fosse full time o comunque sì, part time, sì, no. E poi la tua roba. Allora, adesso parlerò degli insulti della Madonna, però secondo me a livello di shop comunque, almeno ripeto nella mia realtà, fossilizzarsi sugli store fisici, adesso come adesso... cioè è pericoloso più che altro, cioè apprezzo un sacco chi lo fa e chi ha degli store che vanno molto fisicamente, però comunque una parte di online devi avercela, almeno credo che sia fondamentale. E qua stavamo parlando, diciamo, del discorso di prima, che mi rilaccio al fatto con Fabri, che ero venuto su dopo 3 giorni e mi fa iniziamo un precontratto, perché appunto lo store di Adalet di Torino era fallito, per citare una cosa, e quindi diciamo ampliare l'online e tutto. E io cosa faccio? Vado lì, sento cosa c'è da dirmi, iniziamo un precontratto di una cifra, vabbè, quello che è, non erano soldoni, ma comunque ho detto ci stiamo, siamo nel range di cui... Aveva senso farlo, cioè era diventata una cosa... Assolutamente, cioè... anche perché poi ripeto, potevo anche, cioè ha iniziato anche tipo a taggare, che purtroppo fa un sacco, quindi la gente dice ma chi cazzo è, cioè comunque a livello comunque cioè, nazionale comunque iniziava a girare un po' il nome, e beh niente, continua il progetto. A un certo punto siamo a casa sua una mattina e tipo io sono davanti al portone e tipo vedo delle scene assurde, ambulanze, cose, e praticamente lui si era autotagliato il braccio perché dopo ancora 1000 anni gli avevano dato un'altra pena, che anche lì dico uno può veramente essere, cioè io poi potrei essere di parte tutto, però
Cioè dico, cioè veramente ci sono dei casi di gente che, bambini o donne che vengono violentate, cose che fanno molto meno, per dirti, però vabbè, personaggio sappiamo cosa ha tocca. Hai visto, diciamo, un accanimento fortissimo. Cioè. Minchia, cioè comunque, sì. E quindi, beh, niente, fa sta cosa, ovviamente molto per scena, fa il video, tutto. Noi eravamo lì fuori, vediamo la scena, vediamo tutto. In suo momento sono tutti belli scioccati. E in quel momento, diciamo, si parla di lui che sarà in carcere, diciamo, a vita. Quindi, tipo, molte persone, questo altro aneddoto, che erano nell'ambiente di Fabrizio di Atena, automaticamente se ne vanno e comunque abbandonano il progetto. Io avevo un contratto e volevo dimostrare che qua, io sono nato che, essendo che non ho mai avuto un cazzo, se abbiamo uno da mangiare, io devo rispettare quello che... Qualsiasi cosa tu stia facendo, io devo rispettare quello che mi hai chiesto. Quindi io settimanalmente vado su un'agenzia e dico, io ho portato questa immagine qua, la facciamo, sì, o cosa mi è venuto in mente? Facciamo una roba sull'articolo 27 della Costituzione. Che l'articolo 27 della Costituzione era quello delle pene, tipo, severe, non so, e niente, da lì esce fuori questa cosa, viene pubblicata sul profilo di Fabrizio tramite il social media manager, che è Christian, che salutiamo, e praticamente questa roba prende piede a un livello incredibile, facciamo un sold out allucinante, ovviamente dicono, stai lucrando su questa cosa, in realtà, tipo, tutte le robe stavano andando a finire nell'agenzia, quindi erano robe che stavano guadagnando loro, e io comunque mi prendevo la mia parte. Cioè, te hanno detto che stavi lucrando? Sì, vabbè, ovvio, ma tipo, sì, soliti... Completamente senza senso. Ah sì, soliti... Perché tu avevi l'immagine di Corona, nel senso la potevi utilizzare, essendo che... No, ma soliti hater, hai capito? Il tossico che sta facendo delle robe, magari finisci in carcere anche te, questa cosa qua. Tutti a gratis, cioè, sì, essere sempre un minimo. Poi ovviamente io in quella roba ci ho cavalcato l'onda da Dio, perché chiaramente anch'io, beh, allora tipo, cioè, mettevo tipo i commenti nelle storie, quindi si è creato anche lì dell'hype inutile, perché a me fregava un cazzo, quindi c'è proprio... E quindi cosa succede? Quando automaticamente a caso tipo esce, lui dopo dopo un mese esce, i giudici dicono no, è stato errore nostro, torna ai domiciliari e mi chiama, fa ma è vero che Francesca, che è la manager famosa, è vero che tu sei stato l'unico che è stato qua sempre, io ma così sembra, così pare, vieni qua settimana prossima che facciamo una cena. Cena, e da lì mi ha dato in mano completamente Adalet e tutto il proprio socio di Adalet, quindi con tutta la parte artistica, direzione, distributore, grafica del brand. Cioè, ho capito veramente per chi, cioè ci sono alcuni che sono anche i miei clienti comunque, che magari lo vedono proprio come, non so, personaggio super trash, che però ci collaborerebbero domani. E invece alcuni che lo venerano a livello anche un po' eccessivo, idolatrato completamente, che io ho conosciuto già della gente assurda. Ma guarda che c'è gente che ha i tatuaggi di Fabrizio uguali. Cioè no, aspetta, sei rifatto i suoi. Sei rifatto i suoi, esatto. Sì. Giuro. Ma giuro, ma non è che uno, tanti. Ma tanti. Hai mai visto gente invece con la faccia di Corona tatuata? Quello sarebbe... No, ma quello mi sa che c'è un aneddoto assurdo che è vero, se cerchi su Google tutti, chiunque. C'è una roba che Gue Pequeno e Corona erano insieme e Corona e Gue Pequeno stava, cioè, ha spogliato una tipa e questa qua aveva il tatuaggio di Corona tipo sul culo, penso. Oh. C'è su Google sta roba qua. E senti, invece io ti volevo chiedere, appunto, siccome è un'operazione, immagino, non facile, quella di rivitalizzare un brand, no? Come quello che era. Nello specifico, cioè, cosa hai fatto per riportarlo magari un pochino più in hype? Beh, allora, intanto ho sfruttato, diciamo, il nome suo in maniera giusta e il nome che mi ero creato io, associandolo, cioè, vedevano, diciamo, che il mio personaggio, vabbè, ok, l'incidente, tutte le robe, è sempre stato un po', comunque con le collaborazioni, appunto, dopo che poi magari diciamo che collaborando anche con Malena, sono stato in quel mondo lì, tipo quel panorama un po', cioè, pornostar, quel mood lì, no? Quindi era il mood, cioè era giusto come, perfetto, no? Come essere designer, cioè non è che facevo, non è che era designer di Hello Kitty, cioè tipo, quindi però diciamo che era la parte, tra virgolette, buona, no? E quindi la gente, non è che dico che avevano un po' di suggestione comunque a chiedere le cose a Fabrizio, a affidarsi a Fabrizio, perché avevano paura di, appunto, vengo truffato, vengo scammato, così. Da quando sono subentrato io, che magari mi seguivano già o cosa, hanno detto, ah minchia, comunque gli ordini arrivano giusti, arriva tutto giusto, i prezzi sono buoni, infatti io ho cercato di abbassare un attimo i prezzi. Ho cercato di abbassarli, ma senza screditare, perché poi
io cosa faccio? Diciamo che è una cosa che una strategia che poi penso che utilizzeranno anche tante persone. Diciamo che le collezioni le faccio pagare relativamente basse, quindi accessibile veramente a tutti. Cioè io dico una maglietta può costare 15 euro. Ok, proprio quindi accessibile. Però una capsule, quindi minimo 150 euro non costa. Minimo di 150 euro non costa, che sia una felpa o una maglietta. Perché do quel prodotto, lo faccio pagare di più perché costa anche di più. Lo fai limitato magari. Però limitato sono 40 pezzi, 50 pezzi con i numeri. Proprio 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tipo l'etichettina classica sì. sulla schiena. Con numero 1, 2, 3, 4, 5, con l'iniziale posso fare quello che vuoi. Però sono quelli che vanno di più perché comunque lì ti fai il margine per poi la collezione. La collezione continua ad andare, esce... Avevo fatto una capsule che mi era stata certificata Camera Moda, però col mio brand, vabbè, che era in collaborazione con Andret, che si chiama Fuck War, che è quando c'è stata la guerra in Ucraina. L'avevo fatta tipo con l'immagine della Nike di Samotracia, che comunque rappresenta la guerra, dove praticamente sta spezzando tipo la lancia con il simbolo del diavoletto, in modo che tipo stai dicendo tipo fuck fuck alla guerra, con tutta la descrizione della guerra e tutto, e lì aveva fatto veramente un successo allucinante. Stai parlando di Malena. Esatto. Ci hai detto che era anche partita una mezza collaborazione. No, allora, la collaborazione era partita, allora, tra l'altro, la Malena, diciamo, personaggio, sì, particolare, però ripeto, non ne parlo assolutamente male, perché anzi ha avuto, diciamo, tramite il manager che ci stavano sentendo, per quanto riguarda, in questo caso l'avevamo contattati noi, non il caso di Fabrizio con me, diciamo che io e tutta l'agenzia avevamo contattato perché volevamo fare una capsule con lei come testimonial, con il Perizoma, appunto, Reggie Seni. Il mio sogno malato era tipo che infatti era una vera strategia, cioè lanciarla nelle scene, nelle riprese, certo, dei suoi film. Certo. Era vabbè, quello però. Cosa che poi non è andata. No, però era un passo da quello. Però diciamo che siamo fermati con l'evento che abbiamo fatto da Main Store. L'evento è dato la bomba. Lei tra l'altro aveva chiesto delle magliette di Adalet, quindi non so per quale motivo, magari qualche non so, amico o qualcosa che gli aveva chiesto. No, infatti, ma poi so che comunque avevamo avuto qualcosa. E tra Fabrizio e Malena. Sì, sì, però non mi entro nei dettagli, ma se no poi diventiamo tipo le belve. Sì, no, diventa trash. e quindi c'è, nel senso, diciamo che fin lì la collaborazione era tutta fatta ad hoc. E abbiamo fatto anche due capsule insieme in collaborazione. E poi però diciamo che quando, dopo Malena, ci contattò anche la società Doomsday, che è quella di Salmo. Nel mentre che stavamo facendo uscire questi prodotti, quindi in questo momento avevamo belle tre lingue di fuoco cazzute, c'era stata la faida appunto di Fabrizio con il mondo trap e Tony F, Sfera eccetera, e quando eravamo a un passo per firmare un merchandising che andava in blocco 181, la serie di Salmo che è andata su Now TV, si bloccò perché appunto dissero che qualcuno aveva capito che comunque io ero il designer di Fabrizio e non volevano niente a che fare con Corona. Stessa cosa succede per una capsule che ho fatto con Malena, che poi ha detto che le robe di mi piacciono però non vogliamo centrare con Fabrizio, quindi le robe di Adret non le facciamo. Stessa identica cosa con Martina Smeraldi. E quindi questo, sì, questo volevo arrivare che, scegliendo questa strada che sono essere il suo designer, comunque ti porta tanti benefit, ma ti porta anche tante porte che purtroppo sono chiuse. Abbiamo parlato tanto di comunicazione, di associazioni anche magari con il brand di Corona e con il tuo. Quindi ultimamente anche noi appunto ci stiamo un po' approcciando a questo mondo, e la cosa che c'è sempre da tenere in qualche modo in piedi una narrazione, no? Cioè è proprio inevitabile, se vuoi raggiungere qualcosa è davvero l'unico modo praticamente. E a tratti ti dico, per fortuna ci siamo scelti comunque dei personaggi che ci piacciono e che sono molto simili ai nostri, come sto vedendo tra l'altro con te per quello che fai tu. Solo che sta cosa di dover tenere costantemente in piedi il teatrino, anche banalmente facendo queste cose qui o altre comparse da altre parti, diciamo, può risultare pesante per alcuni. Te come te la vivi e come pensi che sia il modo corretto per farlo? Cioè, allora, lo storytelling di una roba come racconti la storia per me è fondamentale, proprio perché comunque ti fa differenziare dagli altri.
Cioè il fatto che comunque tu devi scegliere una determinata persona per collaborare è perché quella persona in quel campo lì è il numero uno, o devi far credere che sia il numero uno. Cioè quindi comunque diciamo che devi, per quello che io dico, magari anche nel mio campo, metti solo anche prima dell'incidente quelle cose che abbiamo detto, cioè io, il personaggio mio aveva un po' mangiato la persona, e quello è un attimo un bivio che bisogna fare, perché tu comunque devi capire che sei, cioè sei tu, cioè io sono Riccardo prima di essere R, e quando riesci a capire che tu sei la persona che comunque sei, cioè stai portando, comunque un filo di verità deve esserci sempre. Nel mio caso era tutta verità, mi era portata al massimo con la vita che stavo facendo, era più una roba che dovevo dimostrare che ero R, che faceva qualcosa, proprio di personalizzazione, cioè roba assurda, infatti per quello che ho andato giù di testa. Sì, e quindi adesso che diciamo che sono io, so che anche il mio ego è molto più reale e riesco a trasmettere meglio qualsiasi tipo di cosa, quindi diciamo che ok, la storia la creiamo, però la faccio molto più anche per i clienti di solito, cioè se magari uno vuole diventare, non so, anche solo organizzare dei video banali, cioè nel senso, cioè c'è un lavoro gigante dietro come sapete bene voi, farti capire che comunque tu sei una persona speciale, che la gente deve sapere che contattando te può avere dei benefit rispetto a un altro. Cioè avevamo fatto tipo, per dirti, anche solamente il abbiamo fatto dei drop ai tempi, un drop su Pornhub, non era un porno, un drop che però avevamo fatto solo, tra l'altro prima dell'idea che avevamo fatto poi Salmo anche. Salmo l'aveva fatto, sì, e Villa Banks andava fortissimo, sì, e io come roba di marketing avevamo fatto questa uscita qua, perché mi avevano bannato degli hater dei tempi, vabbè, piccolissimi, cioè della mia città. Mi avevano bannato tipo la pagina Instagram, segnalando tutti assieme in contatto. Allora io cosa avevo fatto? Avevo fatto uscire un drop su Pornhub, un hype della Madonna, e alla fine c'era Wenger dentro. A caso, cioè, sicuramente pagata, marchetta pagata tipo 500 euro senza motivo, ma solo per dimostrare, vedi, anche solo per dire che l'ho fatto. Sì, l'ho fatto io, fallo te, cazzo vuoi, ho speso 500 euro per niente, non lo faresti mai, sarebbe una stronzata. Quindi per quello che dico, lo faccio io, così non puoi copiarmelo. E cioè è quello che è fondamentale, cioè vedi, per me il fatto di dire che, perché uno magari mi chiama da, non so, Siracusa e dice minchia, design di Bayer, c'è una roba tua, perché so che comunque la roba di Fabri, il designer di cioè sono, è tutta parte di un processo che ho fatto negli anni, che accresce il tuo personal branding, ma comunque ti fa lavorare di più, perché dici cazzo io voglio te e non voglio magari uno che è magari più bravo, però non hai queste skills, cosa in più. Non hai l'immaginario anche creato questo. E quindi per me comunque lo storytelling è fondamentale. Ma ti piace o ti pesa? Adesso mi piace, prima mi pesava. Onesto. Certo. Adesso mi piace proprio easy, anzi. Te la vivi anche abbastanza bene. Adesso molto molto bene, sì, cioè nel senso anche il fatto di... Cioè la cosa strana tra l'altro, veramente, il fatto che io adesso, due mesi fa, avevo fatto anche ogni tanto anche qualche locale che mi chiama appunto per delle... Non dico ospitate perché è una roba trash, però comunque magari... come appunto ospite, però stando lì comunque gente che viene al tavolo, cazzate, no? Ed è una cosa molto, molto particolare, perché pochi designer fanno questa cosa. Molto pochi, cioè più da cantanti. È una roba così, invece questa cosa qua diciamo che infatti non dico che sono l'unico, però ci sono pochi comunque in Italia che comunque hanno portato un lavoro che è da dietro le quinte, perché alla fine il designer è dietro le quinte, cioè nel senso di solito sono il designer di... Devi dire il nome dell'artista o del personaggio. Invece il fatto designer che comunque fa un determinato tipo di cose, che è più da artista, più da personaggio influente, e questo comunque è sempre parte del progetto. Anche prima magari ai tempi avrei fatto delle robe assurde, invece adesso c'è l'agenzia che comunque gestisce per me questo appunto tipo di date, tutto, e si fanno, e tra l'altro vengono dei bei risultati, perché comunque io non mi piace fare quello che viene lì e fa cazzate, cioè comunque voglio portarti comunque un progetto. Magari nel mio format c'è sempre che porto sempre un capo che decidiamo per la serata, personalizzato, dove è limitato, dove al tavolo si può acquistare, si può prendere tutto, e tu nel pacchetto che prendi c'hai la maglietta, la felpa gratis, quello che è, e viene figo. Abbiamo parlato molto del mondo social, ma abbiamo parlato forse poco dell'aspetto più aziendale. Comunque da quello che tu ci hai detto, gestire un team e tutto quello che c'è dietro porta anche delle sfide da un punto di vista appunto aziendale, quindi anche gestione dei soldi e tutto quello che è. In campo aziendale, quali sono le sfide più grandi che hai dovuto superare per far quadrare i conti e poi andare effettivamente avanti?
Allora, in campo aziendale, diciamo che le grosse sfide sono, diciamo, dopo che ho fatto appunto le due aperture, cioè l'apertura dello store fisico e poi quadrare i conti per aprire la parte marketing, perché comunque c'è un bel investimento e i primi mesi comunque sono un po' più di... Allora, adesso, quando ho aperto lo store fisico, c'erano molti più perdite, diciamo, chiaramente. Adesso, vabbè, essendo che comunque c'è già il mio pubblico, è stato molto, molto più facile spendere, diciamo che... Essendo che proprio io veramente lo store l'ho cambiato completamente, prima era proprio tutto nero, tra l'altro adesso l'ho colorato proprio oro, esatto, perché mi sento... Abbiamo fatto il contrario, era bianco e non nero. E era tutto nero, proprio una camera tutta nera, e adesso l'ho fatto tutto oro, proprio per dare la luce, completamente oro, e ho chiuso proprio la parte interna del camerino. Quindi non esiste il camerino, proprio per dare appunto l'idea che non è più store, ma al posto del camerino c'è la parte comunque multimediale, quindi diciamo che c'è un setup comunque molto easy, dove la gente viene lì a fare le foto. La usi molto a livello espositivo, diciamo. Sì. E scusa, se devo provarmi una maglietta tua, non ho capito, devo mettermi nudo nello store, cioè ci può stare? Te la provi lì, cioè proprio lì così proprio easy, o... Per dire, ho anche le scarpe RSL, ho delle scarpe RSL 4-5 capi limitati, e poi che faccio in collaborazione con un mio amico, cioè un partner, e diciamo che invece di avere tutte le scarpe lì come il classico footlooker, tipo ho appunto delle scarpe come, non so, queste qua che sono delle Ambush, comunque tutte limitate, che si trovano poco in giro, dove me le chiedi appunto in direct, comunque ci si becca, eccetera, e io te le faccio arrivare in 2-3 giorni. E anche lì non è una roba che tu entri a provarle, cioè te le do, poi intanto, cioè non dico che in un certo senso devo andarti bene, quella è la cosa strana del mio concezione di studio, è che proprio sono delle prenotazioni in cui tu cerchi quel determinato prodotto, io ti do quel determinato prodotto che trovi online, da me lo trovi fisico e chiaramente sì, te lo provi lì, però è proprio diverso a livello di studio. È come se fosse uno store online ma non online, sì, perché poi non puoi provartelo finché non ce l'hai a casa. Diciamo. Bravo, è la cosa più, diciamo che è la base di tutto, è che vieni lì appunto per parlare, proprio ti prendi il tuo spazio di un'ora, dove ci sono già dei macro clienti che so benissimo che magari il tipo che vuole la Sprite rispetto a che vuole la caramellina, cioè capito, quelle piccole cose, dove stai lì un'ora a parlare, chiuso, ho il tempo per te, gestione completamente della tua persona e di tutto, dove puoi prendere anche la scarpa, puoi prendere quella roba lì, capace che di giorni veramente lo studio apro un'ora in 3 giorni, però in quell'ora faccio per tutti i 3 giorni. E come ho detto prima, cercando di liberarmi appunto, magari in store viene magari la mia manager, viene, cazzo ne so, quel giorno lì viene solo il videomaker perché io non servo, e magari io riesco comunque a gestire altre attività. È sempre un... E diciamo quella come azienda, in modo aziendalista, diciamo che lì sono cresciuto molto, perché anche lì dico sempre non mi fermo, ma cerco sempre appunto di dare uno step successivo per raggiungere quell'obiettivo in più. È un po' l'idea della personalizzazione del tuo servizio, cioè. Esatto. Figo come idea. Il fatto anche solo di offrire, come dici te, la Sprite di turno per farlo sentire un po' più a suo agio. Conosci il cliente, magari è una persona che viene più volte. Sì, sì, viene a fare proprio una chiacchierata. Certo. Esatto. Però poi escono da lì magari con 5 magliette, 4 ferri. Più che altro escono da lì con un contratto, che è quello che vorrei far uscire. Cioè, nel senso che poi comunque da lì. Da quando, ecco, parte aziendalista molto importante, quando riesci a vendere più servizi che prodotti, hai fatto centro. Sì, decisamente. Perché hai zero spese, se non minime. Tempo lo rimane. Eh sì. Perché invece che prendere 4 magliette da anche solo 3 della collezione da 20 euro e più una da 100 euro, esce da lì con un pacchetto da 1.500, è un po' diverso. Sì, e poi anche per te stesso, cioè sapere di aver venduto effettivamente proprio un servizio tuo, cioè è diverso che... Ma lì proprio il fatto che io ho avuto proprio una... Cioè, ho fatto molto il commesso in anni in cui ho visto proprio il decadimento della parte fisica, perché prima io lavoravo proprio nella golden era totale dell'abbigliamento, perché comunque si parla del... 2009, decisamente il tuo. Quello era la golden era totale, perché c'era tipo, non so, ma qualsiasi cazzata andava di brutto, la felpe Hollywood, le felpe Abercrombie andava una cifra, sì. Tutti i brand che sono falliti. Vabbè, Hollywood, loro hanno anche avuto dei problemi d'immagine. Sì.
Ieri l'altro, io sono andato, tra l'altro, sono andato per avere un set di, delle foto. Mi serviva un grembiule bianco, sono stato dai cinesi nella mia zona. Entro dai cinesi, tipo, ho visto i brand che erano lì, tipo c'era Hollister, c'era. Sì, sì, dai cinesi. C'era proprio messo lì. Raga, era roba che costava. Cioè, comunque. E c'era quello di Abercrombie, Hollister. Quell'immagine lì che andava di brutto. Non mi ricordo neanche più come si chiama. Rams 23 c'era. Sì, la Rams 23, vero? La maglia degli elementari era quella. Sì, sì, elementari, prime medie forse. Rams dai cinesi era hit, cioè bellissimo. Stupendo. Infatti sono bastito. Alta Tectonic mi sembra si chiamasse. Vac, è vero. Cioè, se il mio marchio finisce al mercato è la fine. È proprio la morte dell'arte. Cioè, se io vedo il mio marchio su un cazzo di una bancarella, però io sono, cioè, mi sento fallito. Cioè, proprio da tagliarsi le vene, davvero. Cioè. Sì. No, una cosa che invece tenevo io a chiederti è legata sia all'ispirazione nel mondo del design che della musica. Perché prima mi hai citato Nitro e comunque, cioè, il design, il mondo del vestito, comunque ci deve essere un'ispirazione dietro, magari non al singolo capo, però ad una capsule, ad una collezione che vuoi fare. Da dove ti è nato e come la porti avanti magari nel tempo, come la gestisci, ecco? Allora, come hai detto te benissimo, deve esserci sempre un'ispirazione, perché comunque da lì comunque c'hai le tue linee guida, diciamo, che poi non è che devi copiare, comunque appunto come ci sono tantissime persone che anche so, comunque dei magari brand piccolissimi che magari mi vedono fare determinati tipi di cose e magari dici vorrei farlo come te, no? Ma anche solo due cazzate, cioè magari anche solo il fatto di fare un drop che ho fatto io, rifarlo simile. E ripeto, c'è un aneddoto piccolo prima che ti risponda a questa cosa. Avevo visto su Google quest'estate, su subito.it, che stavano vendendo delle magliette. Poi se cercate su subito.it R Designed, ci sono due magliette, una Civitanova Marche e una non mi ricordo dove, che ho scritto tipo vendo maglietta di famoso designer di Corona che ha collaborato con, e lo rivendevano tipo a 150 euro, mette da 20 euro, no? Adesso io al momento dico mi sono incazzato, però ho detto comunque se mi stai facendo la copia così vuol dire che sta andando, no, la roba. Cioè, infatti poi avevo flexato la cosa dicendo aiutate a vendere al tipo, ho messo il link, tipo così, poi non so dove è andato adesso, ma sicuramente c'è se lo cercate. E io diciamo come persona mi sono ispirato un botto a livello di abbigliamento a Dolly Noir. Cioè l'ho sempre detto, infatti sono sempre stati lì, ma io ho un botto, cioè mi piace così tanto che non mi piace veramente un botto, è un brand che mi fa impazzire anche per le capsule che ha fatto con col Giappone, poi mi sono infottato in quella parte Asia così, mi piace un sacco, infatti uno dei pochi viaggi che voglio fare è proprio un viaggio spirituale tipo in Giappone, tipo 2 mesi così per chiudere un po' di roba, chiudere tipo una collezioncione, vado là. E vabbè, ci ho avuto dei contatti con loro, però non ho mai chiuso niente, quindi non ho mai... Beh, hanno fatto delle collaborazioni parecchio belle. Sì, ma mi piace un sacco, poi sono bravi anche a livello di marketing, la fanno con Blur. L'hanno fatta, cioè, con Blur. Fanno con dei personaggi, che l'ho fatto con Rondo quando ha girato un video di una canzone che era Face to Face, la prima che ha fatto, sì, di milioni. Sì, è vero. Con Blur quando l'hanno azzeccata in pieno, perché lui... ci ha messo la sua immagine e tutto il resto, però loro ci hanno calcato su nella maniera precisa, è il migliore in Italia da quello che mi ricordo io. Sì. Dovrebbe essere il migliore assolutamente. Sono bravissimi, fortissimi, io mi ispiro molto, cioè la roba delle capsule mi è nata come quando mi sono ispirato, diciamo, al brand mio da Fabrizio, mi sono ispirato a fare le capsule limitate da loro, quindi Dolly Noir e pochi altri. Per quanto riguarda la musica, vabbè, io sono... come ho detto prima, ero molto chiuso ai tempi dei Dogo, infatti allora io tra l'altro ho avuto questa cosa, io collaborando con artisti magari appunto, cioè, o come Fabrizio, o Malena, così comunque magari ho imparato comunque ad approcciarmi non da fan, ma comunque approcciarmi come se fossero persone, che poi alla fine sono persone normali. Quando sono stato invitato al pop-up dei Dogo il giorno dopo in San Babila, io ero, cioè, emozionato come un bambino. Ma perché sono nato con i Dogo, ho ascoltato i Dogo 50.000 anni, il fatto che si sono riuniti per me è stata una roba senza motivo, e quindi diciamo come ispirazione, diciamo anche come penna e cose, mi piace molto a livello di lessico Jake, come tutto quello che è e come quello che ne consegue, ma comunque artisti, ripeto, come Nitro, come Noiz, comunque una penna un po' più cattiva, sono quello che mi hanno contraddistinto, anche perché, ripeto, ho iniziato a fare musica per un motivo negativo, quindi sicuramente non è che non la togliere allo sfera di rockstar, per dirti, cioè, non c'entrerebbe con me, no? Non sono due personaggi completamente diversi. Non ascolto perché comunque, vabbè, tanta roba, nel senso, non si può nulla togliere,
Però diciamo che come roba io sono un po' più sul su quel panorama rap, un po' più metal, un po' più dark. Sì, un po' più cupo. Ma sì. Non è la canzone che ti ascolti in macchina, il tuo volume. No, per niente. E ti giuro, fidati che è una cosa che non ho già parlato con un botto di gente, con due o tre etichette che non faccio nome, erano una piccola e una un po' più grande, che mi avevano contattato dopo una canzone che ho fatto che si chiamava Reietto, che era molto interpersonale perché parlava anche di un rapporto che ho avuto anche con determinati tipi di amici che avevo, mi avevano un po' iterato a livello di fama quando andava, girava, le cose giravano bene. Parlavo di psicofarmaci e tutto, e quando ho fatto questo pezzo qua mi avevano contattato e mi hanno detto: oh, ma perché tu sei che sei il designer di Corona non usciamo con un pezzo dicendo il designer di Corona fa una canzone trap? Cioè vedi, io mi sarei venduto come un coglione e gli ho detto: io non, in questo momento non lo faccio, cioè se me lo fai con la musica, con il design, io qualche grattata ovviamente me le faccio, certo. E dico bella, la potevo fare tranquillamente, una roba che ci sia fatta il nome utilizzato come trash, ma solo perché me lo facevo perché guadagnarlo, mi frega un cazzo, ma ho così tanto rispetto della musica e di come ho iniziato a farlo che gli ho detto vabbè. Per la musica non lo fai, per il design puoi pensarci, diciamo. Sì, se devo fare una roba per qualcuno di trash, se mi paghi bene alla fine lavoro, cioè nel senso adesso lo faccio. La musica non è un lavoro, è quasi più un... No, io sono super, anzi sono super... cioè ci tengo troppo, quindi veramente lo faccio veramente solo per me, cioè per me stesso, poi c'è gente che mi ascolta, è bella, ma è veramente una cosa che lo faccio principalmente per me, quindi non è veramente proprio uno sfogo, come andare in palestra. Certo, diventava certo. Proprio vendere te stesso a quel punto. Per me quando mi chiudo in studio sto lì e sono proprio lì tranquillo, come se dello psicologo. Beh, comunque anche cioè, è una terapia che può funzionare. Assolutamente. Quindi... Senti, l'ultima domanda per chiudere te la faccio. Vuoi? Magari se c'è altra gente nel... della condizione ti dico nostra, noi abbiamo comunque cominciato da relativamente poco tempo questo viaggio che è davvero un casino, alti e bassi, ma proprio dalle stelle alle stelle, cioè di giorno in giorno è un casino, sia appunto da un punto di vista di gestione del tutto che appunto a livello di progredire e fare sempre meglio. Volevo chiederti se hai avuto in passato magari un mentore o anche solo una cosa che hai capito tu, un consiglio che daresti a qualcuno che appunto vuole cominciare il suo percorso, magari appunto è o in un periodo davvero giù come quello in cui eri tu o semplicemente si trova nel partire a non avere niente, quindi come si può fare a uscire da una condizione di questo tipo se magari hai un consiglio che avresti voluto avere tu? Allora, se poi come consiglio principale io darei sempre quello di, senza le solite banalità, di non accettare mai cioè anche i consigli di tuoi amici che all'inizio potrebbero sembrarti tuoi amici, ma in questo mondo, comunque nel mondo della creatività, certe volte chi ti vuole tenere troppo alle strette è perché magari pensa che lui non potrebbe farlo, al contrario tuo. Quindi secondo me è fondamentale che tu hai un'idea e mandi avanti la tua idea. L'investimento iniziale purtroppo ci deve essere in un modo o nell'altro, ma è veramente minimo se l'idea e la creatività è tanta, perché poi ci sei tu che riesci a trasformarlo bene in compenso monetario e nel tuo lavoro. Quindi secondo me poi il consiglio, uno dice, poi può avere abilità che poi anche nel tempo puoi affinarla, perché chiaramente nessuno nasce imparato, ma se tu hai un sogno comunque devi cercare di portarlo avanti senza che veramente nessuno ti dica tu riesci in questo, però secondo me non ce la farei a spaccare, il mercato è troppo saturo, quindi per me tu sei una copia di una copia, perché comunque tu devi trovare il tuo target e devi far capire che tu sei diverso, anche grazie allo storytelling di cui parlavamo prima. E diciamo che la mia fortuna è stata veramente quella di, che poi è anche una sfortuna nel senso che poi ho perso anche molti rapporti, ma ho creduto in questo 24 su 24 e adesso sono così perché comunque ho voluto seguire la mia strada senza ascoltare nessuno. Hai rapporti che hai perso, hai notato magari che la gente che prima era dalla tua parte ti diceva fallo, una volta che l'hai fatto è come se quasi avessi ricordato il loro fallimento. Eh sì. Perché se tu ce la fai a quel punto tu eri nella loro condizione e vuol dire che loro stanno sbagliando qualcosa. È quello. Infatti tipo nel momento in cui loro hanno visto che stavo spaccando, è come se avessi dimostrato che comunque quello che io pensavo era la verità e i loro consigli erano solamente per dirmi di non provarci. Direi che con questa possiamo chiudere. Con questo senso. Ti ringraziamo di essere passato qui in studio. Grazie a voi ragazzo. Niente. Grazie mille caro. Dai. Ciao ragazzi. Ciao.